gli studiosi, dopo che Pompeo Magno sconfisse la pirateria nel Mediterraneo, perlomeno riuscì a ridimensionarne i problemi e le minacce che ponevano agli insediamenti costieri, e fu quindi dopo gli interventi di Pompeo negli anni 60 avanti Cristo che proprio la villa prese piede con le sue architetture che arrivavano a toccare fino a mare, con le sue architetture aperte. E la domanda sul Golfo dovette aumentare notevolmente, domanda per ville con tutti i comfort che potevano avere, e quindi non sorprende ad esempio di sapere da fonti letterarie di un personaggio come questo Sergio Orata. Non sappiamo tanto di lui, ma era probabilmente di rango equestre, originario della Campania, forse di Pompei, non si può dire con più precisione. E Sergio Orata aveva primati in vari campi, da una parte per essere stato il primo a sviluppare l'ostricoltura nel Lucrino, lago Lucrino, che in realtà è una laguna costiera, si sarebbe anche occupato di piscicoltura, per questo il suo soprannome Orata, perché Orata sarebbe stato il suo pesce insomma, preferito, ma nel nostro contesto qui stasera mi interessa sottolineare che sarebbe stato l'inventore dei bagni riscaldati con sistema di ipocausto, quindi riscaldamento a pavimento praticamente. E ci riferisce ad esempio Plinio il Vecchio, di come acquistava proprietà, installava, questo che era la novità del momento, una suite, bagno termale, e poi rivendeva queste ville. Quindi era uno speculatore edilizio che sfruttava al massimo la condizione ideale del mercato, una grande domanda. Di tutti quanti volevano, speravano di poter avere una villa nel Golfo, perché era in qualche maniera non solo il posto in dove bisognava essere visti ed essere presenti, ma anche il luogo che a coloro che aspiravano ad avanzare dal punto di vista sociale gli consentiva di essere inclusi un po' del gruppo. Questo è un passo famoso, viene citato ogni volta che si discute degli insediamenti del Golfo di Napoli, e Strabone, autore del primo secolo dopo Cristo, che nella sua geografia quindi descrive varie zone del Mediterraneo, in particolare questo passo sta descrivendo gli insediamenti del Golfo di Napoli, e l'elemento caratterizzante è come, come anche al giorno d'oggi, anche nell'antichità, in realtà tra insediamenti urbani, ville e tenute, era tutto un susseguirsi, quindi viste dal mare sembrava come un'unica grande città, non c'era nessuna interruzione tra un insediamento e l'altro, quindi questa idea della densità insediativa del Golfo, catturata in qualche maniera dalle famose vedute paesaggistiche che abbiamo negli affreschi sopravvissuti, quindi alcuni esempi da Pompei, anche ci sono esempi di vedute marittime da altre ville di Stabia, dove sempre sono queste vedute dal mare, quindi la prospettiva di una persona che naviga andando lungo la costa e vede le architetture di questi edifici, questa serie di ville caratterizzate da logge panoramiche, colonne, porticati. Questa è un'architettura che praticamente si rifà all'architettura sacra del periodo ellenistico, quindi guardiamo ai grandi santuari del Mediterraneo orientale, e vengono, questi elementi architettonici vengono ripresi, reinterpretati nell'ambito dell'architettura privata con questo fenomeno della villa.